Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì in diretta in prima serata affronta argomenti riguardanti la nostra salute. Soprattutto ogni settimana vi mette a disposizione migliori specialisti, non soltanto della nostra regione, pronti a interagire con voi, pronti a rispondere alle vostre domande, ovviamente per quanto riguarda la loro sfera professionale di competenza, in particolare la argomento scelto nella puntata. Questa sera parleremo di un disturbo molto comune, molto diffuso, il mal di schiena. Sfido i telespettatori, alzi la mano, chi di voi almeno una volta nella vita non ha avuto un mal di schiena? Pensate, ci sono persone sfortunate, molto sfortunate, che ogni giorno devono fare i conti con il mal di schiena, con le conseguenze del mal di schiena. Vi dicevo, è un disturbo diffusissimo in Italia. Sembra che ne soffrano qualcosa come 15 milioni di connazionali con costi sociali altissimi, perché tutto questo tradotto significa perdita di milioni di ore di lavoro. Tradotto ancora significa che il mal di schiena è la prima causa di assenteismo dai luoghi di lavoro, come appunto come causa sociale, diciamo così. Parleremo del mal di schiena, declineremo tutte le forme del mal di schiena e soprattutto verificheremo come è possibile affrontarle da un punto di vista terapeutico, grazie alla competenza del nostro ospite. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nello studio di Medicina Facile al dottor Ariberto Di Felice. Buonasera, Buonasera, dottor. Come buonasera a sta? te. Sta bene? Molto bene, grazie. Quante ore di sala operatoria ha fatto oggi? Oggi fino a verso le 19, 18:30. Quindi il tempo di levare il camice e E correre nei correre nostri qui. studi. Dottore Riberto Di Felice, responsabile unità operativa 1, ortopedia, responsabile unità operativa ortopedia 1, casa di cura Pierangeli di Pescara. Intanto le chiedo com'è organizzato questo reparto, dottore? Io ho diretto l'ortopedia della casa di cura Spatocco fino al gennaio di quest'anno, poi siamo scesi giù tutto il gruppo Giù inteso ortopedico da Chieti a Pescara. da Chieti a Pescara, siamo scesi a Pescara e a Pescara abbiamo trovato un ambiente straordinariamente preparato ad affrontare le problematiche ortopediche. Un ambiente che era già pronto ad affrontare tutte le risoluzioni dei problemi che si potevano avere. Nel tempo ci siamo organizzati in due gruppi di lavoro importanti, c'è un'ortopedia 1 e un'ortopedia 2, c'è una volontà di voler dimostrare che collaborando insieme con tanti specialisti che siamo si possono raggiungere dei risultati veramente validi. Ho portato con me tutto il gruppo di lavoro che avevo preparato e istruito in questi anni. Siamo scesi giù a Pescara e, ripeto, in un ambiente idoneo per svolgere le attività anche le più complesse dal punto di vista tecnico Un chirurgico. esempio? Esempio, tutta la chirurgia vertebrale di cui noi oggi stiamo parlando. C'è la possibilità di affrontare le problematiche importanti chirurgiche, c'è la possibilità di un'ampia collaborazione tra ortopedici e neurochirurghi, c'è un neurochirurgo che lavora nel nostro gruppo Certo. di lavoro, abbiamo questa possibilità di interfaccia. Io credo molto nell'interfaccia Certo. lavorativa tra pubblico, tra ortopedico e neurochirurgo. Io sono stato educato nella mia chirurgia vertebrale da un ortopedico, però poi col tempo ho avuto la necessità di interferire, di vedere, di valutare l'operato dei neurochirurghi e per un lungo periodo mi sono accompagnato e ho seguito le indicazioni che venivano date Certo. dai neurochirurghi. Per cui sono molto abituato ad interfacciarmi con gli altri nel rapporto lavorativo. E Non credo che ho. al giorno d'oggi sia proprio necessaria È questa indispensabile. sintonia tra l'ortopedico e il neurochirurgico. Indispensabile. Indispensabile perché le problematiche sono viste forse da due problematiche distinte e diverse. Quindi avere questa interfaccia, avere questa possibilità di interrelazionare
assolutamente è positivo, non è negativo, certo. Ci riesce soltanto a far crescere. Così come trovare un ambiente dove ci sono tanti chirurghi, tanti colleghi, tante persone che si interessano di problematiche distinte e diverse nella chirurgia, certo, ortopedica, possono sicuramente essere per noi di stimolo queste cose per crescere, certo, per essere anche più attenti agli aggiornamenti quotidiani che noi dobbiamo affrontare. A proposito di aggiornamenti, lei è soprattutto, ma non solo, ovviamente uno specialista della colonna vertebrale. Le ultime novità che arrivano dal mondo della chirurgia spinale quali sono? Le novità sono prevalentemente che bisogna fare, bisogna essere meno aggressivi rispetto al passato. Bisogna evitare l'aggressione chirurgica, e per aggressione chirurgica non vuol dire tanto l'utilizzo di viti e barre, vuol dire soprattutto lo scollamento dei tessuti. Lo scollamento dei tessuti bisogna cercare di evitarlo, ed ecco il motivo per cui io feci già una trasmissione con voi, sì, sì, in cui si parlava già di problematiche di accesso anteriore per, sì, evitare tutte le complicanze che sono legate all'accesso posteriore. È una chirurgia difficile che io propongo e faccio nei giovani insieme a un collega chirurgo, il professor Bove, con il quale da anni ormai stiamo portando avanti questa possibilità di approccio nuovo, più intelligente, certo, soprattutto per i giovani. Soprattutto per i giovani, per garantire un recupero dell'elasticità, certo, della colonna, no dottor? Assolutamente, ed è proprio da questo punto di vista, relazionandomi alla domanda che mi faceva prima, mentre prima io ero abituato, così come tutti gli altri chirurghi vertebrali, a interfacciarci, a lavorare su più vertebre, oggi stiamo cercando tutti di diminuire il numero delle aggressioni, tanto che io solitamente faccio un unico livello, cerco di studiare il paziente per capire a che livello andare a interferire, andare a interagire, andare, certo, a operare per poter ottenere un certo risultato. Nella giungla delle sigle ce n'è una che mi ha colpito molto ed è la CIRMI. Se le pronuncio la sigla a CIRMI, che cosa le viene in mente? Tanto la spieghiamo ai nostri tre spettatori. Non me lo chieda a me di spiegarlo, perché non me lo ricordo. Sì, che, la CIRMI è un acronimo che abbiamo ideato io ed altri amici ortopedici e neurochirurghi alcuni anni fa. Sarebbe Associazione dei Chirurghi Italiani del Rachide in Mini-Invasiva. È un acronimo proprio che intende l'interloquire di più persone, di più chirurghi che si interfacciano in modo mini-invasivo sulla colonna, sì, vertebrale. Questo mi ricorda un passaggio fondamentale nella mia progressione lavorativa, perché io devo un grazie da un lato a tutto interlazionarmi con dei colleghi francesi e dall'altro il mio interlazionarmi con i colleghi italiani. Tedeschi anche, ricordo. Anche tedeschi, per un approccio percutaneo, mini-invasivo, che è un approccio endoscopico che ho sviluppato in Germania vicino Colonia. E che naturalmente è materia quotidiana delle sue sedute di sala operatoria. Certo. Tempo libero ce l'ha? Ogni tanto molto riesce poco, a ritagliarsi? Molto poco. Quando esce dalla sala operatoria? Molto poco, e questo per me è un cruccio, vorrei avere maggior tempo libero. Alle 22.30 la libero stasera. Grazie al dottor Heriberto Di Felice. Grazie. E a vostra disposizione fino alle 22.30 con lui. Come leggete in grafica, parleremo di mal di schiena, soprattutto di mal di schiena. Le vostre domande, le vostre richieste a mezzo mail anche questa sera transiteranno attraverso il sorriso e il garbo della collega Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Massimo Paciglio siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri da formulare con il prefisso 0871 sono 5873230
5873235, li vedete già in sovrimpressione. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Paolo, prima di iniziare, questa settimana non c'è una scheda di presentazione. Ai. Perché volevamo in qualche modo sdrammatizzare, poiché tutti sanno che il mal di schiena è abbastanza doloroso, e allora regaliamo un sorriso questa sera mostrando una clip, una piccola parte, sono circa 40 secondi, Paolo Villaggio nei panni del ragionier Ugo Fantozzi è il protagonista di questa clip del Colpo della strega, che è tratto dal primo tragico Fantozzi, un film del 1975 diretto da Luciano Salce. Vediamo la clip. 3 mesi dopo, Fantozzi, di fronte all'immagine dell'inizio di un tragico declino fisico, decise di dimagrire. Dopo 90 anni di vita sedentaria, la sua parola d'ordine fu: Moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, alla tua età. Ma che prudenza, ma che età? Pina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Oddio, mi sono bloccato. Dove ti fa male? La schiena. Qui? Sì, hai. Santo Dio, Ughino, lo sport non lo puoi più fare. E poi a me... Brava Giglione, hai scelto una clip bellissima, sembra che hai gradito molto anche il nostro Giglione. Ma basta il massaggino così per rimettere a posto il colpo della strega? No, non credo proprio. Allora, tra poco parleremo di mal di schiena, prima però anche questa settimana voglio portare avanti la campagna di sostegno che oramai portiamo avanti già dall'anno scorso ed è relativa a un progetto importante messo in campo da questa associazione che si chiama Progetto Noemi, prende il nome da una bimba di 4 anni di Guardia Grele che appunto si chiama Noemi e che è affetta da SMA 1, atrofia muscolare e spinale, una malattia genetica rara. Da un anno, più di un anno, stiamo portando avanti questo progetto che prevede l'apertura di un reparto di terapia subintensiva pediatrica con 2 posti letto per bambini affetti da malattie neuromuscolari all'ospedale di Pescara. Questo reparto doveva essere aperto all'interno della pediatria di Pescara già nell'estate 2016, i lavori come vedete stanno andando avanti, il personale medico e paramedico ha già fatto, sta completando la formazione al Gaslini di Genova, speriamo che almeno entro l'estate 2017 questo reparto possa entrare in attività, anche perché sarebbe un reparto di eccellenza in Abruzzo. Bambini che soffrono di queste patologie sono costretti con l'elicottero a trasferimenti anche lunghi, anche fastidiosi, a Roma e ad Ancona. E noi anche questa settimana vogliamo portare avanti questo progetto che è della Onlus Noemi, che ci piace tanto. Un saluto a papà Andrea, al papà di Noemi, che è la bambina affetta da asma 1, un saluto affettuoso anche alla mamma e un saluto affettuoso anche a Mattia, che è il fratellino di Noemi. Nella prossima puntata, che ci sarà il 22 dicembre, ci collegheremo telefonicamente con Andrea anche per capire a che punto è realmente il progetto, oltre che per sapere come sta Noemi. Parliamo di mal di schiena questa sera con il dottor Di Felice e allora chiedo subito, la prima domanda è questa: che esami devono essere fatti per capire, io all'inizio ho parlato di declinazioni del mal di schiena, che esami devono essere fatti, dottore, per capire che forma di mal di schiena ci affligge? Dunque, mal di schiena o lombalgia, naturalmente. Lombalgia o mal di schiena, certo. Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che tutto può essere fatto se viene studiato con un'anamnesi attenta. L'anamnesi è di fondamentale importanza in questo settore, in questa mal di schiena, in questa lombalgia. L'anamnesi, capire attentamente tutte le problematiche del paziente, da quando è insorto il dolore, come è insorto il dolore, come è progredito il dolore. Accanto all'anamnesi, che deve essere fatta assolutamente, ripeto, con la massima attenzione, l'obiettività, vedere se ci troviamo di fronte a una lombalgia che dà una radicolopatia oppure una lombalgia senza dolore lungo sulle gambe.
l'obiettività, e quindi a queste si associa tutta una serie di indagini che devono essere fatte, quali indagini radiografiche. Infatti, la radiografia. Le volevo chiedere, basta una semplice radiografia o sono necessari esami strumentali? La radiografia è sicuramente TAC, risonanza magnetica, anche un'ecografia. La radiografia è sicuramente l'esame complementare principale, fondamentale, di base, a cui poi si aggiungono tante altre indagini, tra le quali soprattutto la risonanza magnetica. La risonanza magnetica ci permette di studiare molto bene la situazione, e quando ci sono dei pazienti che purtroppo sono pazienti che non possono eseguire la risonanza magnetica, possiamo ricorrere all'esame TAC. L'esame TAC ci permette di fare delle valutazioni molto attente, molto giuste, soprattutto in corrispondenza dell'osso, la valutazione dell'osso, mentre la risonanza magnetica ci valuta molto meglio tutto quello che è le parti molli, quindi le radici nervose, il disco, tutto ciò che è la colonna vertebrale nel sacco dorale. Può essere consigliabile anche un'elettromiografia in certe situazioni, dottore? C'è la possibilità di utilizzare tutto ciò che è l'esame elettrofisiologico, quindi dall'esame elettromiografico all'esame elettroneurografico, ai potenziali evocati visivi, ai potenziali evocati sensitivi e motori. Però chiaramente l'esame elettromiografico ha una scarsa attendibilità nell'immediato. L'esame elettromiografico va molto bene e deve essere fatto quando ci troviamo di fronte a una lombalgia con una irradiazione sugli arti inferiori, ma dopo l'insorgenza almeno di 4 settimane prima della radicolalgia. Tipi di lombalgie, lei prima ci ha dato già qualche input importante, frequenza delle lombalgie, soprattutto quando c'è compressione dei nervi sulla spina dorsale. Vogliamo partire dai casi senza radicolopatia, dottore? Quindi il primo gruppo più importante di lombalgia è una lombalgia senza radicolopatia, che rappresenta, come si vede nelle diapositive, il 95% di tutte le lombalgie. Quindi è una lombalgia, quindi un dolore lombare che interessa prevalentemente il tratto che va dalle coste fino alla base delle anche, ed è un dolore molto che può essere di varie caratteristiche, da un dolore sordo a un dolore molto vivo, e un dolore senza irradiazione sugli arti inferiori, soltanto a livello del tratto lombare. Ha una origine che può essere assolutamente poliedrica, essendo il 95% di tutte le lombalgie, ci possiamo trovare di fronte a una lombalgia che ha origini muscolari. Prima abbiamo citato, abbiamo il film di Fantozzi, il colpo della strega altro non è che una contrazione muscolare importante. La interrompo perché abbiamo la prima telefonata della serata, sono le 21:19. Pronto, Redotto? Buonasera, buonasera, dottor Tarpignani, buonasera. Com'è contenta questa signora? Da dove chiama questa signora? Chiamo da vicino a voi, da Chietiscano. Da Chietiscano. Chi potrebbe essere? Non lo so. Sono Maria. Allora, il dottore lo conosce, lo conosco io, sì. L'ho conosciuto a Spadotto tanti anni fa, perché ci è andato mio marito. Sono Perticone Maria e sono la sorella di Graziella. Oh, detto questo, che domanda vuole fare al dottore? Allora, voglio parlare con il dottore. Buonasera. Buonasera signora, buonasera signora. Io sono Perticone Maria, la sorella, buonasera, di Graziella Perticone. Sì. Allora, le problemi di mia sorella e lei a parlarne, perché l'ho avvisata ora. Sì. Allora, io sto a Chietiscale e lei sta al paese. Sì. Allora io ho dolori che a me, sa che me l'attutisce? Il caldo. Il? Caldo. Il caldo. Caldo. Sì. Il caldo. E c'ho l'osso poroso perché a me mi piace camminare. Vabbè. La domanda qual allora, è signora? La domanda che la stai... domanda ci voglio fare al dottor Di Felice. Sì, a camminare pure che mi fa male un po' la schiena, fa bene? Assolutamente benissimo, per vari motivi. Innanzitutto perché il camminare, così come l'attività sportiva, ma anche il semplice camminare, va a determinare nel soggetto soprattutto osteoporotico delle microfratture.
Devi considerare che normalmente il nostro osso non è uno scheletro, è un osso vitale, quindi è un osso in cui si hanno delle parti che vengono ad essere distrutte e contemporaneamente delle parti che vengono ad essere riformate. Il metabolismo dell'osso, la formazione, la distruzione e la formazione dell'osso sono alla base di un normale buon metabolismo dell'osso. Che cosa succede nel paziente osteoporotico? Che non si viene ad avere la facilità alla formazione di altro osso, di nuovo osso. Il paziente osteoporotico ha prevalentemente la distruzione dell'osso. Allora, camminare molto, passeggiare molto, quindi fare una vita più sana, quindi certo, fare una vita all'aperto, dimagrire pure, perché passeggiare, queste passeggiate. Dimagrire perché io peso 70 kg e ho 75 anni. Beata sì, lei che pesa 70 kg. E quindi queste passeggiate vanno a determinare delle microfratture all'interno dell'osso che sono di stimolo per la riformazione dell'osso, quindi il tuo osso passeggiando diventa sicuramente più sano. Non è doloroso? L'osteoporosi è una patologia dolorosa, non di un'acuzie di dolore, però sicuramente l'osteoporosi è una malattia che dà un malessere, una tensione a livello della colonna vertebrale soprattutto, più che degli altri arti. Signora, altre domande? Infatti le volevo dire, dottore, io prendo il farmaco di base 2 al mese. Fa molto bene, perché è fondamentale prenderlo, è fondamentale prenderlo per tutta la vita. Il di base altro non è che la vitamina D, lo si può prendere a flaconcino orale una volta al mese, oppure si prende a gocce, 15 gocce. No, io ho di base a bottigliette, quelle bottigliette piccoline. Bottigliette, bravissima. Una volta... Allora io una cosa che non posso mangiare il formaggio, perché sono... Mi mette stipicchia. Ma considera che il formaggio è una malattia? No, nessuna malattia. Il formaggio si mangia, di solito è consigliato perché contiene un'alta percentuale di calcio. Però devi partire dal presupposto che il calcio lo troviamo un po' dappertutto, anche certo, nelle verdure c'è il calcio, per cui non abbiamo questo problema. Invece è molto più utile la terapia che stai facendo con il D-base, perché il D-base permette al calcio l'assorbimento a livello intestinale. Per cui brava Maria. A posto così, signora? Grazie. Un uovo alla settimana lo posso mangiare? Un uovo alla settimana assolutamente sì, perché no? Basta così, grazie. Grazie, ciao, dottore. Grazie. Ciao. Ho invitato pure Graziella. Grazie, dottor Castignani. Grazie a lei. Ho invitato tutto lo staff. Troppo buona la signora. Grazie. Buonasera a lei. Torniamo alle nostre lombalgie. Invece, abbiamo parlato di quelle senza radicolopatia. Sì. Invece, quando c'è la compressione del nervo, dottore? Invece quando c'è la compressione del nervo andiamo ad una lombalgia che rappresenta quasi il 5% di tutte le lombalgie, e sono delle lombalgie che si accompagnano a un dolore radicolare, quindi a una sciatalgia o una cruralgia. Una sintomatologia dolorosa lungo un arto, specificatamente in un territorio ben preciso. Nella lomboscialgia abbiamo un territorio prevalentemente posteriore e laterale, mentre nella cruralgia abbiamo un'irradiazione prevalentemente anteriore nell'arto inferiore. Dobbiamo partire dal presupposto che solitamente quando abbiamo un'ernia del disco o un problema o una discopatia o una patologia a carico di uno spazio, esempio L4 e L5, la radice interessata... L4 e L5 sono le vertebre lombari, solitamente c'è una irradiazione del dolore nel territorio della vertebra più bassa, L5, quindi in un territorio specifico. Nel caso invece in cui c'è una localizzazione topografica ben precisa di ernia specificatamente extraforaminale, abbiamo un dolore che interessa nello stesso spazio, che interessa lo spazio superiore. Perché sto facendo questa considerazione, che è una considerazione molto tecnica? Cioè lo spazio L4 e L5, a seconda dell'ubicazione dell'ernia,
può dare un dolore sul territorio delle 5 oppure un dolore sul territorio delle 4. Questo perché è importante? Perché ritorniamo al concetto di prima, l'anamnesi, l'obiettività, l'attenzione assoluta alle valutazioni della risonanza magnetica, una descrizione attenta di dove è posta l'ernia, di come è posta l'ernia, sono assolutamente di fondamentale importanza per poter andare avanti. Quali sono le parti più colpite della colonna vertebrale? Lei accennava adesso... La parte più colpita del tratto lombare sicuramente L4, L5, L5S1, che è la parte in cui grava tutto il corpo, il peso del corpo, in cui si vengono ad avere maggiori forze di taglio, le maggiori forze di compressione sia nell'ambito lavorativo ma anche nel momento della sedentarietà, quando siamo seduti, quando non abbiamo grandi attività, c'è questa iperpressione a livello del disco L4, L5, L5S1. Ci spiega che cosa si intende proprio per ernia del disco, che è una delle cause più frequenti del nostro mal di schiena? L'ernia del disco è sicuramente nell'ambito delle lombalgie con radicolopatia, quindi in questo 5% delle lombalgie, sicuramente l'ernia del disco è la causa principale. Quindi l'ernia del disco che cos'è? È la fuoriuscita. Stiamo vedendo proprio una diapositiva che sì, riguarda. È la fuoriuscita di una parte del materiale pulpare discale che una volta uscito fuori dalla sua sede va a determinare irritazione della radice nervosa. Può determinare una irritazione, può determinare una compressione della radice nervosa. Nelle irritazioni si ha prevalentemente dolore e si ha prevalentemente una parestesia, una disestesia lungo la gamba. Che sarebbe? Sensazione di formicolio, una sensazione di formicolio, parestesia. Disestesia un formicolio doloroso, disestesia. Invece abbiamo anche una forma compressiva in cui nella compressione si hanno dei disturbi di tipo ecco, neurologico. In questa diapositiva che cosa? Diapositiva è un po' quello che dicevo prima, l'attenzione a livello della risonanza magnetica nella valutazione di dove si trova un'ernia del disco, perché vedete che c'è l'ernia del disco extraforaminale, intraforaminale, posterolaterale, paramediana, centrale, mediana, quindi a seconda di dove l'ernia del disco si trova ubicata si ha una sintomatologia dolorosa che è assolutamente diversa da posizione a posizione di quell'ernia del disco. Ci sono delle ernie discali che non danno nessun dolore, delle ernie discali asintomatiche importanti, ci sono delle ernie discali sintomatiche, molto sintomatiche. Ma perché? Io mi soffermerei un attimo su questo concetto che è molto importante. Perché si viene ad avere il dolore e da cosa dipende? Dipende innanzitutto dalla compressione radicolare. La compressione del nervo... Il dolore in questo caso proprio nella zona ad esempio irradiata. Lombare. Sì. Lombare ma anche irradiate sulla gamba. Perché la radice nervosa, una volta che l'ernia del disco esce fuori, la radice nervosa è invasa da questo materiale che esce fuori. Questo va a determinare due problemi. Da un lato una compressione diretta del nervo, quindi un effetto diretto sul nervo. Dall'altra una compressione dei vasi del nervo, quindi sia della parte arteriosa, quindi della parte venosa, che vanno a determinare congestione venosa del nervo stesso, della radice stessa. E quindi si viene ad avere una sintomatologia, un'acuzie dolorosa. La interrompo perché abbiamo un'altra telefonata e come giusto che sia i nostri telespettatori hanno sempre priorità. Una via privilegiata, priorità assoluta. Sono le 21:29, sentiamo chi c'è dall'altro capo del telefono. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Manopello Scalo. Sì, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Franco, sono di Manopello. Signor Franco, buonasera. Faccio la domanda al dottore. Buonasera a voi. Volevo chiedere al dottore. Sì. Qui c'ho il risultato delle... mi diceva, ritorno all'orecchio, una fascite. No. Delle cose. Dei raggi che ho fatto alla schiena per una lombalgia. Sì. Come hanno scritto, esame seguito nelle due posizioni documenta spinodillosi osteoforiti marginali e artrosi.
interprofasia, piccole ernie, entrasporginose, delle limitanti. Sì. Parziale riduzione dell'uso, spaggio L5S1. Parziale? Abbiamo perso questo passaggio. Parziale? Ha detto, ci siamo persi. Parziale riduzione dello spazio L5S1. Ah, sì. Sì. La domanda qual è? Nel sospetto di discopatia si consiglia completamente una risonanza magnetica. Sì. E non niente, io ho un dolore che è proprio quello che descriveva lei un momento fa, da sotto il quadricipite, che mi scende fino alla parte esterna del ginocchio e formicolio al piede. Sì. Allora, sto facendo una cura con il cortisone. Innanzitutto la cosa più importante da precisare, come ti dicevo prima, era che la radiografia di per sé non ci permette di escludere la presenza di o confermare la presenza di un'ernia del disco. La radiografia è un esame complementare, è la base di una serie di indagini che devono essere fatte per arrivare ad una diagnosi. Però già da quella radiografia che... perché lei prima ha descritto il dolore che ho io, proprio perfetto, l'ha beccato. Ho capito. Quindi già questa radiografia, già dalla radiografia che hai fatto, si vede che c'è una discopatia, quindi la discopatia L5S1 probabilmente è foriera, è presumibile che sia determinata da una fuoriuscita di materiale discale, che quindi ci sia una fuoriuscita di materiale discale, quindi un'erniazione discale nello spazio L5S1 che giustifica quel dolore sulla gamba che hai fino al piede. È consigliabile la risonanza? Obbligatoriamente una risonanza. Risonanza, sì, domani ce l'ho fatta. Beh, a posto. Altre domande, signor Franco? Mi sembra mi aveva detto che a posto, no, ringrazio. A posto, grazie così. A lei, buonasera. Bocca al lupo per il suo dolore. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera signora, da dove chiama? Da Pescara. Buonasera. Buonasera, buonasera signora. Faccio la domanda. Allora, senta, io come conseguenza di un tamponamento ho avuto dei dolori abbastanza intensi alla testa e al collo con un irrigidimento muscolare. E, dunque, mi hanno fatto una radiografia e mi è stata diagnosticata una discopatia cervicale, però solo con i raggi. È normale questo? La discopatia si valuta prevalentemente con le radiografie. La radiografia ti permette di vedere se l'altezza del disco è un'altezza normale oppure se il disco è più schiacciato, è più basso. La discopatia altro non è che una diminuzione di altezza del disco determinata da un processo degenerativo del disco stesso. Quindi è il disco che degenera, è il disco che perde la quota d'acqua, è il disco che si essicca e quindi è il disco che nel momento in cui perde l'acqua, perde la sua idratazione, diminuisce di altezza il disco e quindi si ha la discopatia. Quindi la discopatia può essere benissimo valutata dalla radiografia. La radiografia ci permette di fare questa valutazione. Però che cos'è che non ci permette di fare la radiografia? Non ci permette di dire perché il disco degenerato e quindi il disco discopatico, la discopatia che lei ha, da che cosa è determinato, perché lei ha questa discopatia. Signora, altre domande? Signora? Sì, sì, eccomi, ok. No, dico, altre domande o è sufficiente? C'erano anche delle calcificazioni, non so ora di che cosa si tratti, comunque dovrò fare la risonanza oppure... Calcificazioni di cosa? Dove sono queste calcificazioni? Sempre nella zona cervicale. Sì, le calcificazioni in tutto il disco, noi possiamo avere delle calcificazioni, man mano che si ha una progressione di invecchiamento del disco si vengono ad avere delle disidratazioni discali e quindi lì dove c'è la disidratazione discale si può avere anche una deposizione di sali di calcio e quindi un invecchiamento del disco con delle calcificazioni. Le calcificazioni possono interessare anche i ligamenti periarticolari intorno alle articolazioni. Quindi anche le calcificazioni, in ogni caso
Non dico che qui rientriamo in una considerazione opportuna, importante da fare oggi, perché vedete pure voi da casa avete tante difficoltà oggi a poter fare, poter praticare una risonanza magnetica, perché spesso c'è la difficoltà di avere la prescrizione da parte del medico per fare la risonanza. In effetti, nelle linee guida sulla colonna vertebrale in genere, vuoi che sia a livello cervicale, vuoi che sia a livello lombare, se non ci sono situazioni di allarme, situazioni specificatamente gravi, la risonanza magnetica è consigliabile farla dopo la persistenza del dolore di oltre 4-6 settimane. Se un dolore persiste oltre le 4-6 settimane, un mese e mezzo dal suo inizio, allora si dà l'indicazione tranquilla a fare la risonanza magnetica. Grazie, altre domande signora? Va bene così? Va bene così. Grazie, in bocca al lupo alla signora di Pescara. Altra telefonata, forse aveva già messo giù la cornetta. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, sì, buonasera, da dove chiama? Da Chieti. Sì, buonasera. Sono un telespettatore. Sì. Volevo chiedere al professore, sì, sono diversi giorni, diciamo più di una settimana, che avverto un dolore al di sopra del ginocchio. E mi è stato detto dal mio medico che potrebbe essere addirittura una conseguenza dell'alluceval che mi porterebbe questo dolore, che quando mi siedo nell'alzarmi mi fa male, quasi mi manca la forza, diciamo. Certo. Sì. Allora resti in linea perché se il dottor, sì, Di Felice deve fare qualche domanda. Prego. Ma, innanzitutto qui c'è un discorso molto importante da fare. Esiste una catena cinetica ascendente, esiste una catena cinetica discendente. La catena, sì, cinetica ascendente, che parte dal piede, passa per la caviglia, per il ginocchio, sì, per l'anca. La catena cinetica discendente parte da un problema gnatologico, quindi della masticazione, e scende giù sul collo, sul tratto dorsale e così via. Quindi qui entriamo in un discorso molto complesso di posturologia e di tutto ciò che la scienza posturologica oggi ci fa intendere, sì, e cioè che da un piede si può avere una progressione della patologia verso l'alto. Sì. Però specificatamente nella situazione che tu stai descrivendo, a me sembra, sì, molto che il tuo problema, essendo un problema che ti crea allarme prevalentemente nell'alzarti dalla, esatto, posizione seduta in piedi, allora io penso che sia molto legato a un problema o dell'articolazione femoro-rotulea, che è sottoposta a uno stress importante nel passaggio dal basso verso l'alto, oppure da altre problematiche, perché non dimentichiamo che ci sono dei problemi delle anche, ad esempio un'artrosi d'anca che ti può dare un dolore a livello di ginocchio e così via. Nel caso del nostro telespettatore lui faceva riferimento all'allucevalgo. L'allucevalgo sicuramente... Potrebbe esserci una relazione. L'allucevalgo, allora, ginocchio soltanto nella estensione, nell'alzarsi no. L'allucevalgo e questa difficoltà nell'alzarsi no. Però sicuramente esiste che l'allucevalgo determina un cattivo appoggio del piede, quindi determina un inizio di una catena cinetica ascendente che può determinare a livello di ginocchio una problematica sicuramente evidente più su un comparto mediale o laterale piuttosto che non sulla rotola e quindi nell'alzarsi. Nostro amico di Chieti, altre domande? No, volevo chiedere se... No, sì, mi sembra di sì, perché se la sta facendo un'altra domanda. Sì, volevo chiedere al professore, che lo conosco già, perché ho avuto già... Dica. Sono stato anche già suo assistito per altre cose. Dimmi. Lo conosco bene, il professore. Volevo chiedere, ma... Non so, l'Aluin, queste cose qua per il dolore, cioè per farlo passare... Beh, potrebbe essere la postura delle adesso chiedi tanto, perché sì, soltanto nell'anamnesi che stiamo facendo, in un rapporto così telefonico, non posso poi scendere nello specifico. Chiedo scusa, professor, però capisca anche che ho 67 anni, non è che sono vecchio. No, ma non deve chiedere scusa, capisca anche che è difficile, sì, poi intanto fare una diagnosi telefonica. Beh, no, ovvio, e sì, poi sì, anche consigliare un farmaco. No, volevo chiedere solo se prendendo una bustina di Aulis, queste cose qua, se potevo
Lì bisogna stare un po' attenti perché l'aulin farmaco, è un antinfiammatorio, quindi il nimesulide è un farmaco antinfiammatorio che ha anche degli effetti collaterali, quindi bisogna stare un po' attenti all'utilizzo del farmaco, soprattutto quando indiscriminatamente, senza prescrizione medica, siete voi a casa a prendere i farmaci senza nessuna indicazione specifica. Io penserei più a vedere meglio perché c'hai questo problema e poi... prendere i farmaci, attenzione ai farmaci, attenzione. Con una lastra, con una lastrina riesco a saperlo? Adesso si sta allungando un po' troppo. Va bene, chiedo scusa. No, risponda. Sì. La lastrina risolviamo. La radiografia può essere l'inizio di un percorso che poi deve essere ultimato anche con una visita e con altro. Grazie al telespettatore. Grazie a te che ci conosciamo, pure a te con giornalista. Un abbraccio a te. Buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, non so chi è il telespettatore, ma gli voglio bene lo stesso. Altra telefonata, pronto Rete 8, sono le 21:41, tra 19 minuti devo andare in pubblicità. Domande brevi, pronto Rete 8. Buonasera, chiamo dall'Aquila. Buonasera signora. Allora, io ho il collo un po' rigido e facendo movimenti rotatori avverto tutto uno scricchiolio. Poi tempo fa mi hanno consigliato di fare i raggi, però sui raggi non si vedeva nulla. E quindi poi questa cosa è associata anche a delle vertigini. Allora mettiamo un po' d'ordine, discorso, intanto sentiamo... Un discorso molto, molto importante, molto, molto giusto. Dunque, innanzitutto gli scricchiolii che sente, le difficoltà che sente, soprattutto nel movimento quando va in rotazione, questo dipende o in inclinazione laterale da una parte o dall'altra. Esatto. Nelle inclinazioni laterali ci sono le apofisi unciformi, che sono delle apofisi che possono andare incontro a un processo artrosico e quindi a delle osteofiti che già la radiografia ci può mettere in evidenza. Sono quelle che scricchiolano. Quelle che scricchiolano, quelle lì possono scricchiolare, sì. Però la radiografia dovrebbe farci vedere questa acuzie in corrispondenza delle apofisi unciformi che già loro di per sé sono appuntite. Le apofisi unciformi possono determinare gran parte del problema che sta dicendo. Così però nella radiografia non si evidenzia, cioè si vede qualcosa però non si capisce. Non si evidenzia, quindi probabilmente questo problema che lei ha di scricchiolio è soltanto, come avviene tante volte anche a livello di articolazioni periferiche, legata a un disturbo articolare, perché certe volte fare dei movimenti può determinare una liberazione di tendini, di muscoli, e quindi si possono sentire quelle contratture, quelle piccole contratture muscolari che ti danno quella sensazione dello scroscio, però niente di più. Ma può essere associato anche a delle vertigini? Le vertigini, allora, il professor Brandt, io qui sono questa sera per parlare prevalentemente delle problematiche lombari, però anche a livello cervicale le posso dare questa risposta. Il professor Brandt, un tedesco che ha studiato la colonna cervicale in modo molto approfondito, definisce l'assenza assoluta di una vertigine cervicale. E siccome c'è l'abitudine, questo mi preme precisarlo, perché c'è l'abitudine tutte le volte che noi abbiamo una vertigine di attribuirla a un problema cervicale, perché è di facile osservazione un problema cervicale, perché raramente si trova nella radiografia l'assenza assoluta di un qualcosa. Basta vedere qualcosa e dice ecco, questo è il problema cervicale e ti può facilitare. Il professor Brandt, che ha studiato questo problema cervicale, dice che non esiste una vertigine cervicale, ma che esiste un senso di instabilità, di incertezza, un senso di sbandamento. Quindi se c'è una incertezza, soprattutto nelle variazioni posturali, allora può essere pertinenza di un problema cervicale, soprattutto determinata dalle arterie vertebrali che passano all'interno delle vertebre. Le arterie vertebrali sono delle arterie che passano dentro la colonna vertebrale cervicale. Quindi la signora che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe innanzitutto fare una valutazione Doppler dei vasi epiaortici per vedere bene tra le arterie vertebrali, poi le carotidi e poi le giugate, eccetera, vedere bene la capacità circolatoria com'è. Signora, altre domande?
Va bene così, la ringrazio. Grazie, grazie a lei, a bocca al lupo per i suoi scricchioli. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Da dove chiama? Io da Torrevecchia Teatina. Buonasera. Ma niente, vorrei fare una domanda al professore. È tutto suo. Niente, io ho un problema da diverso tempo, un problema che mi manifesta la zona lombare. Io ho un fisso, tipo un chiodo, alla parte della, della natica, e di cui questo mi va, diciamo, a letto riesco a riposare, però appena sto in piedi inizio a accusare tipo un puntiglione dietro alla parte della natica. Io un anno fa ho fatto una risonanza magnetica e niente, questo in poche parole ho fatto, dopo la risonanza ho fatto delle terapie a livello, ho fatto del Voltaren, Muscoril, da lì sono dovuto passare al cortisone, a Kenacort, però non avendo nessun miglioramento. E niente, io qui ho anche la risonanza, se vuole professore posso leggere anche la risonanza. No, se ne andrebbe via troppo tempo. Sì. Sentiamo intanto che sensazione ha il dottor Di Felice. Ma innanzitutto il problema del dolore puntorio in un punto ci sta perfettamente con una lombalgia da problema discale. Il problema discale nelle fasi iniziali, soprattutto quando c'è nella diapositiva che abbiamo visto prima quel bulging discale, quindi l'inizio di una protrusione, quindi alla risonanza magnetica non si vede una grande erniazione discale, ma si vede soltanto una piccola protrusione discale che gli anglosassi chiamano bulging discale. Questo bulging, quindi questo rigonfiamento che non è ancora un ernia del disco, può dare una irritazione del dolore a livello del gluteo, della natica, può dare un dolore in quel punto lì. Questo dolore poi deve essere ben identificato e studiato, perché sicuramente un ulteriore motivo di pensare che sia un problema di scale è il fatto che lei quando è distesa a letto sta bene. Lo questo studio approfondito, scusi dottore, ma vedo Gigliola che è assediata dalle telefonate e quindi vorremmo accontentare anche il maggior numero di telespettatori possibili. Cosa consigliamo a questo telespettatore per approfondire questa situazione? Ma come abbiamo detto prima, innanzitutto bisogna l'accertamento diagnostico deve essere il primo accertamento che si deve fare, cioè quello che io prego tutti i telespettatori che ascoltano di non iniziare subito una terapia senza aver fatto una diagnosi di precisione. Allora è chiaro che prendere il cortisone per un bulging o fare la terapia che ha fatto il signore per una protrusione discale banale potrebbe assolutamente essere una terapia esagerata e non pertinente alla minor gravità della quindi situazione. Quindi deve approfondire? Deve approfondire, fare una diagnosi. Per fare la diagnosi rientriamo alla prima domanda che tu mi hai fatto. Quindi è fare un'anamnesi attenta col paziente, fare quindi un'obiettività attenta col paziente, capire la risonanza magnetica che è sempre indispensabile che quando parliamo di un problema doloroso che supera le 4-6 settimane. Siamo torno al concetto di prima. Brevissimo, le chiedo la cortesia di essere breve perché devo dare spazio ad altra telefonata. No, niente, io questo puntigliore, io ce l'ho tutti i giorni fisso, ma almeno sarà per un anno e mezzo, due. Sicuramente c'è un motivo, qui non assolutamente c'è un motivo, bisogna valutare bene la risonanza magnetica, far bene delle valutazioni, vedere se non c'è un piccolo problema a livello foraminale che può essere la causa del tuo disagio. Sì, perché... Grazie. Brevissimo, sei ancora in linea, brevissimo. Sì, no, niente, perché in base alla risonanza dice che è un iniziale discopatia per disidratazione discale sulle 4 alle 5. Bravo, eccolo dove qui. È presente una protrusione discale paramediana sinistra
esatto. Con interessamento foraminale, con impronte sostanziali. Ci siamo. Quindi il dottor Di Felice ha anticipato telefonicamente proprio la il problema che c'hai è un problema di protrusione, quindi legato ad una discopatia, quindi a una a diminuzione di altezza del disco, una protrusione che determina è posterolaterale, che si sta avvicinando al forame, determina un restringimento, quindi una secondaria stenosi si chiama tecnicamente del recesso laterale e del forame di coniugazione, che determina un dolore puntorio che superate le 4-6 settimane, come hai fatto bene a studiare, certamente essendoci una compressione radicolare non può passare con una terapia medica e qui bisogna parlare con più precisione. Grazie al telespettatore, grazie a lei e bocca al lupo per questo dolore che mi sembra di capire lo affligge da diverso tempo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera, sono la signora Scienzo di Scafa. Buonasera. Saluto innanzitutto il mio caro dottore, lei mi ha operato, mi conosce bene. Signora Yolanda. Sì, grazie che mi ha riconosciuto subito. Buonasera signora, faccia pure la domanda per favore. Sì, subito. Allora dottore, lei non potrà ricordare che appena mi ha operato della stenosi della colonna, ero ancora in ospedale dopo 4 giorni, mi venne per la prima volta dei crampi molto violenti alla parte superiore della coscia. E non mi passava, poi a furia di punture e medicine, insomma è andato via. Però questo problema si ripete molto spesso, o se sto troppo tempo in piedi, oppure se cammino però per la strada, perché lei sa che io frequento la palestra per fare la posturale. Sì. E sul tapirulan potrei camminare mezz'ora e sto bene. Se cammino per la strada normale 10 minuti e mi viene il mal di schiena. Cosa faccio? Non cammino per la strada per evitare. Bella domanda. Allora, dottore, questa è una domanda interessante, però con la signora che ci conosciamo da tempo, perché è stata una paziente attenta, giudiziosa, conosce perfettamente la situazione sua. Tutto dipende, ciò che una persona avverte poi dopo un intervento chirurgico, dal disagio che il nervo o i nervi interessati da una pregressa patologia hanno subito. Se questo disagio precedente è un disagio molto importante, il nervo rimane stordito nel tempo. Il nervo non ha la capacità di una ripresa rapida della propria attività, della propria funzione, del proprio essere. Il nervo riprende molto lentamente, riprende con lentezza, e già poter stare a fare tapirulan per alcuni tempi, per alcune mezz'ore, 20 minuti, tre quarti d'ora in un paziente operato di colonna vertebrale è già tantissimo. Perché la differenza tra un tapirulan e la strada è legata a un fatto fondamentale, che è la compressione maggiore che si ha sulla strada rispetto al tappeto. Cioè il tappeto, quindi, elastico, il tappeto è elastico, morbido, cioè più morbido, mentre la strada è più dura. Quindi è chiaro che c'è una ripercussione maggiore a livello della colonna vertebrale, c'è quindi un maggior risentimento di dolore. La signora cosa deve fare? Intanto forse bisogna capire quanto tempo fa è stata operata. Ma per la signora vedere sta se già facendo 5 anni e mezzo fa. 5 anni e mezzo la fa. La signora sta già quanto facendo. Quanto dovrà tanto patire ancora finché non le metteranno il tapirulan su tutti i marciapiedi di Scafa? Ma il tapirulan, dottore, scusi, il tapirulan non è che lo faccio per tre quarti d'ora, massimo un quarto d'ora, perché poi faccio altri esercizi. Per tutto il tempo che io faccio esercizi è solo un'ora, non vado oltre un'ora. Però fai benissimo a continuare a fare questo, perché allora ci sono diversi studi che sono stati portati avanti nel tempo, in cui si dimostra che non c'è un maggior beneficio di una terapia rispetto a un'altra. La terapia fisica, quindi fare della TECAR, della TENS, del massaggio, oppure fare dell'osteopatia, oppure fare dell'agopuntura, oppure fare dell'ozonoterapia, oppure fare tanto, non c'è una grossa differenza di risultati. Questi sono studi ormai portati avanti, codificati e ben precisi nel tempo. Per cui cos'è la cosa giusta da fare per una persona come te che è stata operata? Quello che stai facendo, cioè riprendere l'attività lentamente, evitare
che la sedentarietà o il sovrappeso o altro possano determinare dei problemi, e continuare con il movimento e con la ginnastica, che assolutamente è la condizione migliore per evitare delle problematiche più serie. Bene così, poi può sempre chiedere al sindaco di Scafa di far mettere tapirulano lungo tutti i marciapiedi della cittadina pescarese. Grazie alla signora, grazie a lei. Arrivederci, buonasera. Altra telefonata, pronto alle 8? Buonasera, sono Maria, chiamo da Spultore. Buonasera signora Maria. Buonasera, senta, io sono stata operata di scogliosi a Bologna tanti anni fa e vabbè, non le dico adesso tutti i problemi. Comunque ultimamente mi è capitato questa cosa negli ultimi 2 mesi, che all'improvviso mi si è gonfiata una caviglia e durante la notte, soprattutto la notte, io quando sono a letto non riesco più nemmeno tanto a girarmi, ho difficoltà nel muovermi e ieri sera soprattutto ho avuto un problema, che non riuscivo nemmeno ad alzare un braccio per il dolore. Dolore a livello lombare o a livello del braccio? Allora, mi sentivo un chiodo fisso a livello delle scapole e avevo come l'impressione di avere delle scariche elettriche e non riuscivo ad alzare il braccio, quindi è stato dolorosissimo, mi sono spaventata e niente. Non poi... si deve spaventare da questo punto di vista. Allora, se lei mette in relazione questi disturbi all'intervento che ha fatto, penso, diversi anni fa, quanti anni fa? Sì, l'ho fatto nell'80, quindi sono passati quindi tanti anni. Sono poi... circa 30 anni. Sì, quindi, io sto facendo ginnastica posturale da quando ho avuto questo gonfiore alle caviglie, faccio un lavoro che sto sempre in piedi, mi spiego, per cui magari... Certo, non è però non ideale. Si deve, ripeto, ritorno al concetto, non si deve preoccupare, perché questi disturbi che lei ha a livello radicolare, a livello di gamba, se la caviglia fosse gonfia per il problema di schiena, dovrebbe avere un dolore radicolare, un dolore sulla gamba. Allora, io tempo fa ho avuto un dolore a livello dell'anca e poi praticamente all'improvviso, senza nessun motivo, mi si è gonfiata questa caviglia, però durante la notte comunque a me la gamba mi si addormenta, c'ho formicoli. Ah, c'ha formicoli? Sì. Allora sicuramente c'è una radicolopatia su quella gamba, su quell'arto, che può giustificare una minor capacità di contatto, di presa, di forza sulla gamba, e quindi può giustificare un edema declive dalla caviglia in su. Che può giustificare... la signora? Cosa deve fare per capire meglio? Allora, la signora è stata operata di un problema molto serio. Scusi, mi toglie una curiosità, da che livello ha fatto la stabilizzazione? È una stabilizzazione molto lunga? Praticamente dorso lombare, perché avevo una curva ad S ed ho una barra di Harrington, quindi con una stenosi del canale spinale, poi mi hanno diagnosticato negli anni. La barra di Harrington è una barra diversa dalle viti che noi utilizziamo solitamente. La barra di Harrington è un intervento precedente. Ma ho capito, era il 1980, esatto. 90, 80, nell'80 io mi sono operato. È un intervento precedente, per cui è molto, molto certo, molto sicuro che la signora viene ad avere, avendo quel problema sulla gamba, sicuramente nel tratto basso, L4, L5, L5-S1, una patologia radicolare, perché la rotazione vertebrale può determinare un restringimento del canale vertebrale in alcune parti e darle le problematiche che lei avverte. 20 secondi. E lo stesso discorso può succedere più in alto, al di sopra della stabilizzazione. Pensavo, cioè poteva dipendere sempre da questa barra. Assolutamente, essere... nella parte alta sì. Come sì, la possiamo aiutare sinteticamente questa signora? Ma innanzitutto, perché lei già fa la ginnastica. Sì, ho ricominciato da poco a fare un po' di ginnastica. Quindi da poco la sta facendo? Sì, da ho poco. Fatto negli anni passati, ho fatto piscina, poi per problemi di lavoro ho dovuto lasciare e adesso da poco quindi ripreso. Quindi se da poco con la deve fare, almeno per poter dire se la ginnastica le può essere di aiuto, almeno fare un 6 mesi di ginnastica. Ho capito, ma altre terapie, solo quello mi consiglia? Io per il momento le consiglio di fare solo quelle. Se dovesse aumentare il dolore sulla gamba o il dolore in alto, dobbiamo fare degli accertamenti obbligati. È solo che la risonanza non la posso fare. Lo so.
può fare infatti negli accertamenti, come dicevo prima, la TAC è un esame, certo, che viene fatta lì dove la risonanza magnetica non può essere praticata per vari motivi. Facciamo 6 mesi di ginnastica intanto, signora, va bene? Va bene. Grazie alla signora di Spoltore. Altra telefonata, poi devo andare tassativamente in pubblicità. Pronto, Rete 8? Buonasera. Sì, da dove buonasera chiama, signora? Chiamo da Mappello. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, volevo chiedere al professore, io 2 anni fa ho iniziato ad avere i miei primi problemi a livello lombare, feci una radiografia in cui praticamente il medico che mi vide mi disse che a livello lombare c'era una discopatia, però quello che più lui preoccupava era a livello cervicale, il che mi chiese di fare una risonanza che accentuò che c'erano multi ernie. Praticamente una discopatia, e poi mi fece fare anche dei potenziali evocati per vedere un po' se il nervo era abbastanza compromesso, perché io avevo il problema di avere un braccio, il braccio destro, completamente bloccato, avevo dei dolori lancinanti che praticamente da tutta la parte destra, del collo fino al braccio, avevo un dolore fisso e continuo. E mi fa la domanda, signora, ha fatto molto bene il medico a farle la prescrizione dei potenziali evocati. Il potenziale evocato, qualunque esso sia, potenziale evocato sensitivo, motorio, servono prevalentemente per escludere patologie di tipo neurologico, quindi esatto, il sospetto che loro avevano era di una patologia neurologica. Esatto. Il dolore io ce l'ho fisso, costante, a livello cervicale, molte volte mi aiuto col collare, però diciamo che non è mai passato. Ma io il fastidio maggiore che ho è sulle spalle, a livello proprio di muscolatura, nella parte alta, cioè sì, praticamente è come se fosse la muscolatura completamente rigida, il che il mio dentista mi ha consigliato di mettere il bite, che sì, diciamo che mi ha un pochettino migliorato a livello proprio di muscolatura. L'unico problema è che diciamo sono 5-6 mesi, che la domanda era questa infatti, dottore, che io ho un fischio continuo all'orecchio. Volevo sapere se c'era un nesso tra il problema cervicale e questo ronzio. Assolutamente no, però c'è una considerazione importante da fare. Rientriamo, quel byte di cui lei mi sta parlando rientra in quella catena cinetica discendente da una mala posizione dentale a scendere giù, quindi è una tecnica di rilassamento muscolare dei muscoli laterocervicali, dei muscoli masseteri, dei muscoli della masticazione, è una tecnica che può dare dei grossi vantaggi, perché evidentemente lei ha un trisma a livello facciale importante, e quindi questa diminuzione della tensione muscolare viene a determinarle un grosso beneficio. Grazie alla signora di Manoppello, in bocca al lupo anche a lei, sono le 22:03 minuti, devo andare in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Alle 22:09 di nuovo in diretta da studio per la seconda ed ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata al mal di schiena. Ne stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Ariberto Di Felice, responsabile dell'unità operativa Ortopedia 1 della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Credo di avere in linea delle telespettatrici o telespettatori, poi voglio sentire da Gigliola perché mi ha detto che erano arrivate delle mail e mi sta facendo segno di sì. Tra poco ti darò la linea, Gigliola. Intanto sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, da dove chiama? Da San Giovanni di Latino. Buonasera. Buonasera, da San Giovanni di Latino. Sì, faccio una domanda. Sì, volevo chiedere, siccome da 2 settimane sono stato bloccato con la schiena e non potevo muovere le cose, non potevo muovere più, ho dovuto fare il muscular involtren, ho fatto 5 punture, le cose non riuscivo a muovere. Poi con il Bendeland sono andato un po' a migliorare, però c'ho ancora tutto il lato destro che mi tira tutto quanto e non riesco a fare sforzi e non posso muovere come ero prima, insomma. Sì. Che cosa dipende, che cosa devo fare? Ma certamente dipende da un problema di compressione del nervo. C'hai dolore anche sulla gamba? Sì.
Quindi dipende sicuramente dal dolore del nervo che è rimasto compresso, molto probabilmente, perché la stragrande maggioranza delle cause è determinata dall'ernia del disco, da un'ernia del disco. Avere un dolore molto violento, rimanere bloccato, e quindi è il momento dell'espulsione dell'ernia. L'ernia esce fuori dal contesto dell'anello fibroso, esce fuori, tocca la radice nervosa, quel dolore molto violento iniziale legato in parte a un problema di tipo meccanico, in parte a un problema di tipo infiammatorio. Il concetto infiammatorio è molto importante, perché nel momento in cui un'ernia esce fuori svolge una funzione antigenica. Quindi c'è una risposta anticorpale da parte dell'organismo e quindi c'è una reazione mediata, cellulo-mediata, che determina il dolore infiammatorio che viene ad avere nell'immediatezza. Siccome però questa radice nervosa, dopo questa fase iniziale di molto violento di dolore, continua ad essere schiacciata, irritata, ecco che compaiono quei disturbi sulla gamba di irritazione radicolare, che può essere più o meno grave a seconda che della situazione. Risolve con questi antinfiammatori, antidolorifici? L'antinfiammatorio sicuramente ti risolve la fase iniziale in cui c'è la componente infiammatoria importante, in cui c'è la componente cellulo-mediata. Quando c'hai proprio la reazione antigenica, anticorpo-antigene, quindi questo materiale che esce fuori e quindi l'infiammazione, la flogosi iniziale, allora è chiaro che hai grande beneficio dalla risposta con la terapia medica anche cortisonica. Però una volta che va via quella fase, che non c'è più quella contrattura, che non c'è più quella fase iniziale infiammatoria, i farmaci non hanno più l'utilità che solitamente. Quindi che cosa deve fare il nostro amico di San Giovanni? Deve fare una diagnosi precisa dopo le 4 settimane, nel frattempo continuare ad andare avanti con il riposo, evitando sforzi esagerati. Se fai un lavoro pesante, non fare sforzi esagerati, perché con lo sforzo potresti avere un ulteriore aggravamento della situazione. Io faccio il pittore. Il pittore, quindi, è un lavoro molto, molto, molto pesante per la colonna vertebrale, perché il pittore stai sempre in piedi, sempre sulle scale, sempre in iperlordosi, e l'iperlordosi può determinare dei problemi importanti per la colonna vertebrale. Non è un lavoro tranquillo. Grazie al telespettatore di San Giovanni Teatino. Come promesso, vado da Gigliola per dare spazio a coloro che ci hanno inviato delle mail. Gigliola. Sì, c'è un nostro telespettatore di Pescara che chiede se la presenza di un'ernia su giovani di 20-25 anni è importante trattarla e cosa consiglia e se serve l'ozonoterapia. Questa allora, è la prima mail. Questa è la prima. Dottore. Molto importante, allora, come domanda molto azzeccata, perché l'età è molto azzeccata, allora da che punto di vista? Allora, secondo una statistica americana, perché è molto difficile fare una statistica epidemiologica sulle ernie del disco e sulla quantità di ernie del disco. Secondo gli americani è una patologia che interessa prevalentemente l'età che va dai 35 ai 55 anni. Quindi tutte le volte che noi ci troviamo, infatti queste nelle linee guida nazionali italiane c'è scritto e c'è precisato ed è ben considerato e sottolineato, tutte le volte che noi abbiamo una sintomatologia dolorosa importante al di sotto dei 35 anni o al di sopra di 55 anni, abbiamo l'obbligo di accelerare determinate diagnosi. E quindi abbiamo l'obbligo di andare a fare più rapidamente, senza l'attesa delle 6 settimane, andare a fare la risonanza magnetica e tutto il resto. L'ozonoterapia è una terapia che io pratico da 30 anni, da 35 anni. L'ozonoterapia l'ho portata io in Abruzzo, ci credo moltissimo. È una terapia che serve non tanto per
le situazioni di maggiore gravità. Serve quando abbiamo delle sofferenze radicolari determinate da delle protrusioni discali. In questo caso potrebbe essere utile, fatta però sempre la diagnosi con la risonanza magnetica. Altra mail, Gigliola. Da Città Sant'Angelo, si è parlato di ortopedico e neurochirurgo, ma ci sono anche le infiammazioni croniche, spondilite, spondiliartrite, le lombalgie anche da infiammazione delle sacroiliaca, e in questo caso occorre anche la consulenza del reumatologo? La sanità di oggi è una sanità, soprattutto relativamente a tutto quello che è la patologia vertebrale, è una sanità interdisciplinare. Non esiste una sanità che possiamo fare da soli, non esiste una cura che possiamo fare da soli, non esiste il non avere un rapporto aperto con gli altri colleghi. Obbligatoriamente ognuno di noi ha una preparazione distinta. Il reumatologo ha la sua preparazione medica nettamente superiore a quella dell'ortopedico o del neurochirurgo. Il neurochirurgo ha la sua esperienza maggiore a livello soprattutto del sacco durale e di tutte le problematiche all'interno del nervo periferico. L'ortopedico c'ha sicuramente la maggiore dimestichezza e il maggior rapporto con l'osso. Quindi è cosa logica e naturale avere una interdisciplinarità e uno scambio di opinioni, ed è auspicabile che questo, così come io sto cercando di svolgere questo compito anche nel mio ruolo di responsabile a Pescara, spero che nella Pierangeli riusciamo ad avere questa capacità di interloquire, di interdisciplinarietà. C'è un po' di calma, mi sembra di capire, da Gigliola. Telefonata, come non detto. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Da Roseto degli Abruzzi. Buonasera. Senta, volevo presentare il mio caso. Sì, velocemente però, Sì, ascolti, nel 2009 ho avuto una mielite che mi ha lasciato gli arti inferiori dal ginocchio in giù addormentati. Sì. E ho delle protusioni discali in zona lombare, da L7, L8 fino all'L12, che non mi hanno dato mai fastidio. Posso venirne fuori? È stato bravissimo, sintetico. No. Dottore, che speranze. Allora, il danno, la mielite ti lascia un danno neurologico importante, quindi penso che il danno neurologico, non posso essere specificatamente preciso in questo caso perché bisogna capire bene la mielite, da che cosa è venuta, come è venuta e quello che c'hai di preciso. E il danno neurologico quant'è? Però parti dal presupposto che la mielite di solito ti lascia un problema a livello del nervo persistente e permanente. La protrusione assolutamente no, la protrusione non ti può lasciare questo disagio. Quindi è chiaro che bisogna obbligatoriamente essere un pochettino più attenti per definire meglio la diagnosi di mielite e nell'esame obiettivo quanto danno la mielite ti ha lasciato per dirti quanta possibilità di ripresa ci può stare. Sicuramente rispetto all'inizio stai meglio, quanto puoi stare meglio nel tempo rispetto a oggi, questo così telefonicamente non te lo posso dire. Dipende molto anche dall'età magari? No. Dipende dal danno del nervo. Altre domande, il telespettatore di Roseto? Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. A lei, in bocca al lupo, buonasera. Allora, mi sembra che c'è un po' di calma, vedo Gigliola che mi fa segno di sì. Torniamo alle nostre lombalgie e vorrei approfondire qualche caso anche abbastanza serio. Uno in particolare che mi ha colpito anche dal nome, no? La cosiddetta sindrome della cauda equina. Che cos'è, dottor Di Felice? Innanzitutto, anatomicamente la cauda equina altro non è che la prosecuzione all'interno delle vertebre del midollo spinale. Ecco, stiamo vedendo forse un caso. Esatto, questa è la cauda equina, questa è rappresentata la cauda equina lì. Dalla cauda equina partono le radici nervose, come ben vedete da queste immagini. Quindi la cauda equina, proprio la coda del cavallo. Praticamente assimilabile a quel concetto, la cauda equina è la parte terminale della colonna. La sindrome della cauda equina è una sindrome che di solito avviene perché c'è di suo una stenosi del canale vertebrale che viene improvvisamente aggravata in modo veramente
terribile, aggravata da un'erniazione del disco, quindi da un evento traumatico importante per il tratto. Questo va a determinare una importante compressione dei nervi, dei nervi sacrali bassi, che viene a determinare da un lato una sintomatologia viscerale, vescicale importante con perdita di urine, dall'altra un disturbo a livello sensitivo altrettanto importante, motorio altrettanto importante, ma anche sessuale, livello sessuale altrettanto importante. Quindi ci troviamo di fronte ad una vera emergenza, tanto che il timing chirurgico per una sindrome della cauda equina è rappresentato, mentre fino a qualche tempo fa dal punto di vista medico legale erano le 48 ore, nel momento è rappresentato dalle 24 ore. Quindi è stato accorciato, dimezzato. Sì. Diamo spazio a un'altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, da dove chiama? Dottore Felice, buonasera. Buonasera. Io chiamo dall'Aquila. Sì. Ho 79 anni. Sì. Soffro sempre di come si chiama? Il mal di schiena. Sì. Ho fatto risonanza, cioè discopatia lombosacrale. Sì. Vorrei sapere la cura e se c'è qualche cura. Mi fa bene il caldo e... La domanda è giusta, io capisco il vostro imbarazzo in questo argomento. È un argomento molto complesso. Allora, è chiaro che esiste sempre una cura, non esiste un problema vertebrale del tratto lombare dove non esiste cura. Vuoi una cura medica? Scusa dottore, discopatia lombosacrale. Sì, lombosacrale, quindi L5S1. Quindi sì, sì. Dello spazio L5S1. Una discopatia lombosacrale può essere, le faccio questo esempio, può essere determinante un'ernia del disco, può essere determinante un restringimento del forame di coniugazione, può essere determinante un stenosi del canale vertebrale, può essere determinante una spondilolisi, un'instabilità vertebrale e così via. Potrebbero essere tante le quindi cause. Possono essere tante le cause che vanno a determinare una discopatia nello spazio L5S1. Ognuna delle cause che io ti ho appena nominato ha la possibilità di essere curata in un modo ben specifico, ha la possibilità di essere curata, ma tutto a livello lombosacrale oggi può essere curato. Si arriva, non alla tua età, perché mi hai parlato di un'età superiore ai 60 anni, 79. Si arriva fino a fare interventi nelle 5S1 per accesso anteriore, certo. Quindi dal davanti, quindi si riesce a fare di tutto e di più. Grazie, in bocca al lupo anche al telespettatore dell'Aquila. Altra telefonata, vedo Gigliola, diamo spazio a questa telefonata. Pronto Rete 8? Vedevo Gigliola alla cornetta. Pronto Rete 8? Pronto? 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 Sì, da dove chiama? Buonasera, chiama da Tortorito. Buonasera. Buonasera a tutte, a dottore e a lei. Grazie. Io sono stato già operato a Napoli, al Policlinico, nell'87. Sì. Ho avuto sempre dei problemi della schiena, ma un po' da questa parte, sono un mese e qualcosa, è possibile, a parte che mi è uscita un'altra volta la legna del disco, e volevo chiedere al dottore se è possibile che mi offrite sempre alle gambe, ai piedi. Questa era la domanda, se poteva portare il suo. Certo che è possibile avere il freddo delle gambe, appartiene un po' a una sensazione di irritazione della radice nervosa, quindi una sensazione di irritazione del sacco durale, quindi della cauda equina, quindi l'irritazione quindi con una disestesia e parestesia. Quindi non c'è una compromissione neurologica, quindi non c'è un difetto neurologico importante, però c'è una irritazione neurologica importante. L'irritazione sicuramente può essere dovuta alla recidiva dell'ernia del disco che lei ha avuto, può essere dovuta a una cicatrizzazione per l'intervento che lei ha fatto nel passato, una fibrosi, può essere dovuta a alla semplice discopatia che determina un restringimento del forame di coniugazione. In questo caso ci possono essere cause diverse. Assolutamente sì. Cosa deve fare il nostro amico di Tortoreto?
Ma io ritorno sempre, come ho sempre detto dall'inizio della trasmissione, mese bisogna e mezzo di obbligatoriamente fare una diagnosi di precisione per poter dire con precisione. Questa è una colonna vertebrale, tutto ciò che è la chirurgia vertebrale o perlomeno la problematica vertebrale è una problematica che si basa tutto sulla diagnosi. La diagnosi non può essere solo telefonica, deve essere oltre che anamnestica, obiettiva, deve essere assolutamente una diagnosi strumentale. Bisogna fare quindi la risonanza magnetica, la radiografia, quando serve anche la radiografia dinamica per dimostrare delle instabilità, quindi bisogna obbligatoriamente andare avanti con degli accertamenti. Grazie, ci stiamo attrezzando. Per il momento stiamo lavorando sulla diagnosi telefonica, cercheremo di fare qualcosa di più nei prossimi anni. Scherzi a parte. In bocca al lupo al telespettatore di Tortoreto. Lo spazio è un'altra telefonata. Sì, pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Da dove chiama, signora? Da Cappelle, Pescara. Buonasera, sì. Buonasera. Buonasera. Gentilmente, vorrei fare una domanda al dottore, se è possibile. È tutto suo. Grazie mille. Allora, dottore, io sono celiaca. Sì. E praticamente da tanti anni questa malattia mi dà questa osteoporosi alle ossa, insomma, sì. per un problema di alimentazione. Di malassorbimento, sì. Bravo, sì. E praticamente è un po' di tempo che io quando vado a letto la schiena me mi fa troppo, troppo male, dottore. Sì. Mi giro a destra, non va bene, mi metto in schiena per terra, quindi non va bene. Senza avere però dei blocchi funzionali importanti. Senza avere dei blocchi funzionali importanti, signora, non è mai rimasta bloccata del tutto? Sì, 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 alle volte sì. Sempre sul lato destro. Beh, tutto quello che lei sta dicendo rientra nella malattia della celiachia. Io sono intollerante al glutine, signora. Oh, anche quindi. Lei. Intollerante, non sono celiaco. No, no, io sono proprio celiaca con proprio sì, accertata. Sì, sì, okay. sì. Però dottore, quindi, cosa succede? Che mi si raffreddano i piedi, dai piedi alle ginocchia, sono del ghiaccio proprio. Sì, però tutto quello che lei sta dicendo, soprattutto il discorso del malassorbimento a livello intestinale è una cosa normale. Si viene a avere nella celiachia una diminuzione della capacità di portare del calcio all'interno delle ossa, quindi il paziente celiaco è chiaramente un paziente più osteoporotico rispetto ad altri pazienti, è un paziente che ha un cattivo assorbimento a livello intestinale e quindi anche tante proteine che servono per il muscolo, per l'attività muscolare non si viene a avere. Il celiaco è un paziente che, come ben sai, ha tutte le problematiche a livello muscolare e osseo, quindi tutta la sintomatologia che tu stai riferendo è una sintomatologia, anche il dolore. Perché? Sì. Perché i muscoli non hanno la loro forza, perché l'osso ha tutta l'osteoporosi, la decalcificazione che c'ha e tutto quello. Cosa che... Cosa deve fare la signora di Cappello? E non c'è cura, vero? Ma la cura, sentiamo, signora. La cura è una cura soprattutto motoria. Allora, la cosa principale è quello di continuare a fare dei piccoli movimenti per fare ottenere quelle micro fratture di cui si parlava prima, con molta delicatezza e con molta tranquillità. Certamente sì, evitare sì. uno sport importante, certamente evitare una sofferenza per la sua colonna, perché le darebbe troppo certo. disagio. Altre domande, signora? Se no la saluto. No, volevo sapere se è importante prendere la vitamina D. Assolutamente, l'abbiamo detto prima, sì, abbiamo detto prima nella trasmissione, in una domanda simile alla sua, assolutamente la vitamina D è indispensabile per migliorare l'assorbimento intestinale. Grazie mille, grazie a lei. In bocca al lupo grazie anche alla signora di Cappelle sul tavolo, sono le 22:29, metto necessariamente un po' d'ordine, vado da Gigliola per sapere se ci sono altre telefonate o mail, o se no chiudo con il dottor Di Felice. E c'è un messaggio che ci hanno inviato e una signora chiede, dice si consiglia di prendere il calcio, di fare cura di vitamina D, ma è vero che se si assumono farmaci di questo tipo si danneggiano i reni? Beh,
Allora, qui parliamo di una, dipende tutto, come tutte le cose nella vita, dalla quantità di farmaco che viene introdotta, la quantità di, è chiaro che se io ho il rene normale e assumo vitamina D più che calcio, non ho nessun problema nel modo più assoluto. Se io ho un'insufficienza renale di partenza o una problematica diversa, allora il discorso comincia ad essere un po' più di maggiore attenzione medica. Gigliola, chiuso. C'è, ci sono altre mail? No, no, benissimo, chiudiamo così. Allora, siamo veramente in chiusura, le chiedo uno sforzo di sintesi per un'ultima domanda che le faccio io. Sì. Si può fare prevenzione per un disco erniato, dottore? Allora, disco erniato, una prevenzione vera non esiste per l'erniazione del disco. Si è tentato di far di tutto di più, si è tentato di fare ginnastica, però vedi, il semplice fatto che l'ernia del disco la puoi avere nella persona apatica, nella persona che non è sottoposta a grande attività, grande sollecitazione, ma nello stesso tempo la puoi avere nella persona che fa una grandissima attività fisica. Quindi realmente una prevenzione non può essere fatta, non può essere portata avanti. Quello che io consiglio anche a tante persone che fanno attività è quello di moderare le proprie attività, cioè l'attività deve essere fatta, l'attività deve essere guidata, non può essere improvvisata, non può essere fatta in palestre dove non c'è un trainer che ti educa nel tipo di esercizio da fare, bisogna essere sempre con guidati. Tranquillità, guidati nell'attività. E tutto credo anche rapportato all'età della persona. E anche rapportato. Grazie, grazie al dottor Ariberto Di Felice, responsabile dell'unità. Grazie a voi, grazie a voi. Responsabile unità operativa di Ortopedia 1 della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Dovevamo parlare di tante altre cose e soprattutto anche degli aspetti terapeutici, come trattare il mal di schiena, le lombalgie. Mi toccherà invitarla ancora. Ci saranno altre occasioni. Grazie al dottor Di Felice, grazie a voi, come sempre a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile, a cominciare da Gigliola. Ciao, grazie di tutto. Ciao Paolo, un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno seguiti e l'augurio è buona salute, tanta salute per tutti. Grazie Gigliola, grazie a Massimo Paciglio in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. In chiusura vi ricordo il canale 623 del vostro digitale terrestre, che il nostro gruppo editoriale dedica ai problemi della salute. Vi ricordo anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, come tutte le altre e anche le puntate di Medicina Facile, consultabile su YouTube Rete 8 Salute, ce ne sono già credo più di 250, eccolo qui, state vedendo proprio questo che vi stavo dicendo. A proposito di Medicina Facile, l'appuntamento è domenica prossima alle 20 e parleremo di novità terapeutiche per i tumori, a cominciare dai farmaci biologici ma anche l'immunoterapia. Con voi, con Pronto Medicina Facile, l'appuntamento è per il 22 di dicembre, ore 21, quindi ci riposiamo qualche settimana, 22 di dicembre, ore 21, e parleremo di come disintossicarsi dalle dipendenze. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo il 22 dicembre. Grazie, buonanotte.